Ciao a tutti, torna The Lucky Master stasera con l'analisi di una partita giocata con un giocatore dal rating superiore a 2360. Il nostro Lucky Master ha i pezzi bianchi e apre con A3 e subito il motore condanna la scelta con un meno 0,1. Partiamo bene. D'altro canto, è un po' la differenza tra la teoria e la pratica. Qui adesso cerchiamo di rientrare presto nei binari di un Lynglese con C4, in cui semplicemente la spinta in A3 controlla un eventuale salto futuro di cavallo in B4, e in alcune varianti abbiamo anche la possibilità di sostenere la spinta del pedone B2 in B4. In realtà il piano è molto più profondo perché abbiamo anche la possibilità in questo modo di portare il nostro avversario fuori dagli schemi comuni. Tant'è che al quarto tratto la posizione è di assoluta parità. Cavallo C3 condannata subito, il motore preferiva B4, ma non vedevo la necessità di spalancare la grande diagonale scura all'alfiere in C7. Ho preferito uno sviluppo tranquillo dei pezzi. Alfiere E2, anche qui ci riserviamo la possibilità di spingere in un secondo momento il pedone D, e solo adesso, dopo la spinta in D5, allora D4. Vediamo come il nero sia già in lieve vantaggio, però anche qui è tutta da giocare. La ripresa di pedone ci dà la possibilità di sviluppare l'alfiere campo scuro del bianco sulla diagonale C1 H6. Cavallo C6 arrocco, D per C4. E qui questo pedone è una debolezza perché non è sostenuto da nessun pedone delle colonne laterali C ed E. Però d'altro canto va a controllare importanti case nello schieramento nemico e comunque dà la possibilità anche di guadagnare spazio con la spinta in D5 attaccando il cavallo C6. Intanto riprendiamo il pedone in C4 con il nostro alfiere di re, alfiere G4 e alfiere E3. Andiamo a consolidare il pedone in E3. Qui il motore suggeriva subito D5, con idea, presumo, cavallo E5, alfiere in E2, che va benissimo. Il problema è che, sinceramente, non volevo dilungarmi troppo, non volevo temporeggiare troppo con lo sviluppo dei pezzi del lato di donna. E quindi alfiere in E3 la giochiamo. E qui il nero preferisce cedere il suo alfiere campochiaro in cambio del nostro cavallo F3 per poi saltare con un cavallo in D4, difeso dalla donna ed eventualmente in un secondo momento da E5. Il problema per il nero è che noi possiamo rifarci sul pedone in B7 e qui è sempre una posizione leggermente preferibile per il nero. Ricordiamolo che abbiamo cominciato la nostra partita con A3 contro un avversario da rating di 2360 e rotti. Però tutto questo vantaggio così decisivo, almeno al tredicesimo tratto, ancora non c'è. Quindi ben venga. Torre C8, alfiere A2. Si mantiene l'alfiere su una diagonale A2, G8. Grazie, lungo la quale preme Rg x sul re in G8, torre G7, si attacca la donna, donna A6 va bene, qui il nero non vede, non vede, non gioca la mossa a cavallo G4 che avrebbe attaccato l'alfiere in E3. Ricordiamo che il bianco al momento si ritrova con una maggioranza sul lato di donna. E il vantaggio della coppia degli alfieri, per contro, ha un alfiere sulla grande diagonale scura fortissimo, un cavallo centralizzato che può essere sostenuto e una torre già sviluppata, a differenza di quelle del bianco. E5, e qui per la prima volta ritorniamo dopo tanto tempo ad una situazione di assoluta parità.
H3, togliamo la casa G4 al cavallo nero, donna B8, torre AB1. E qui la situazione è di parità. Su torre B7 qui avremmo dovuto giocare una mossa dinamica come cavallo A4. In realtà ho preferito B4 che, ahimè, ha come pecca quella di indebolire non poco il cavallo in C3. A ogni modo la posizione è pari. Torre B6, donna A5, tra l'altro si preme oltre che su A7 anche su E5. Torre C8, cavallo D5, il motore a prova. Anche torre B5 va bene. Cavallo per F6, alfiere per F6, pardon, donna A4, si continua a mantenere pressione su A7 e la torre in B5. Cavallo E2. Qui il nero avrebbe dovuto giocare torre B7, semplicemente. Invece gioca cavallo E2 che dà un certo vantaggio al bianco, piccolo ma. Cavallo C3. Ora, in un primo momento pensavo semplicemente di dover perdere la qualità. In realtà c'è una variante costituita da donna A6 che dà la possibilità al bianco di guadagnare un tempo attaccando l'alfiere in F6. E in caso di cavallo per B1, donna per F7 e si attacca sia F7 con l'alfiere e con la donna, e poi anche la torre in B, il cavallo in B1, quindi il vantaggio sarebbe sicuramente del bianco. Qui invece The Lucky Master ha giocato donna B3, sempre con l'idea di picchiare su F7 ed eventualmente di rifarsi su F6. Saggiamente il nostro avversario cambia in A2, anche se qui il motore suggerisce semplicemente torre B7. Qui la posizione adesso è vantaggiosa per il bianco, il quale si ritrova con la maggioranza ad est e non si ritrova tutti i problemi legati ad esempio al cavallo in D4. Quindi il bianco in questa posizione è preferibile. Siamo alla 25esima mossa, primo tratto, prima mossa, A3. E4, e qui vediamo che il vantaggio di colpo sale, ma avremmo dovuto giocare torre FD1. E invece qui, considerato il rating del nostro avversario, abbiamo preferito puntare ad un cambio precoce di una coppia di torri ed entrare in questo finale in cui di fatto il bianco si ritrova con un pedone libero sul lato di donna. Torre B8, donna D5, non ci vedo nulla di male nel centralizzare la donna premendo su E4. Il nero avrebbe dovuto giocare donna B7, ha preferito donna F5. Qui potevamo andare con la nostra donna in C6. Ho preferito cambiare le donne per indebolire la struttura pedonale del nero, che si ritrova con un pedone isolato in H7 e due pedoni doppiati sulla F. Torre D1. E qui adesso di fatto la posizione è tornata ad essere di assoluta parità. Re F1, si va a centralizzare il re, si cerca di entrare con la torre nelle retrovie nemiche, barattiamo il pedone B4 per quello in H7 e qui di fatto ad avere più tempo, forse, avrei cercato di giocare per vincere sfruttando la migliore struttura pedonale e in particolare la forza del pedone libero è passato H3. Il problema qual è? È questo 1 minuto e 2 contro i 2 e 4 dell'avversario. Quindi Zeitnot selvaggio e qui semplicemente ho preferito portare la nostra torre sulla seconda traversa per evitare che la torre nera ci desse scacco.
Da notare che noi abbiamo proposto in qualche modo una ripetizione con torre A2 e torre C2, ma il nostro avversario l'ha rifiutata, probabilmente perché in vantaggio di tempo o perché magari riteneva superiore il vantaggio di spazio sul lato di re, superiore a questo pedone libero. Sta di fatto che la differenza di tempo sull'orologio, mossa dopo mossa, si è andata sempre di più ad assottigliare. Qui minacciamo il matto in una con torre H8 e va bene. Ovviamente il nostro avversario la para. E anche qui la posizione è di assoluta parità. Però 42 secondi e 8 contro i 51, qui, come vedete, la differenza è sempre meno. Sempre meno. E qui a questo punto, visto che di colpo The Lucky Master si ritrova in vantaggio di tempo e il nostro avversario ha rifiutato la patta all'inizio, tanto vale che proviamo a giocare noi per vincere. Questo finale è assolutamente pari, ma il fatto che sia pari non vuol dire che sia una patta teorica, quindi il nostro avversario deve comunque sia dimostrare in poco tempo di non commettere errori. E qui vediamo come in Zeitnot, con 26 secondi e mezzo, ad una mossa che probabilmente non si aspettava come F3, segua re H4. E qui la situazione cambia totalmente perché adesso il finale è stravinto. E infatti il nostro avversario ha abbandonato. In questo modo, The Lucky Master si ritrova con un rating di 2274. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti. E che dire, è stato un piacere. Alla prossima, un saluto a tutti. Statevi bene. Ciao ciao. Buona domenica sera.